E poi questa te la racconto bene perché te la racconto perché è quasi incredibile, per questo te la racconto. Tanto allora, c'è un punto si arriva e si va a fare il lancio con le bombe a mano. Allora, il lancio con le bombe a mano, io parto da un concetto da vecchio contadino mugellano, no? Allora, io ho in mano una bomba che scoppia. Se mi scoppia in mano, io muoio, o perdo la mano, o perdo la testa, ma muoio. Allora cosa succede? Istintivamente, il perfetto contadino mugellano, ma io penso qualsiasi cristiano con un minimo di gnegnero, appena ti ha tirato via la linguetta, cioè in mano l'SRCM da allenamento, la prima cosa che fa è di tirare il più lontano possibile, no? E mi sembra il minimo, perché se te non la butti il più lontano possibile ti scoppia, le schegge ti arrivano addosso, e quindi non è bello, se capisci. Allora, io a tirare la bomba a mano ho capito perché il mondo va così, perché tu vedi la gente che ne inventa di tutti i colori. È incredibile, cioè, a raccontarla sono delle cose incredibili, va bene? Allora, il movimento è semplicissimo, le bombe a mano si tirano in due maniere, si tirano da fermo e si tirano in corsa con i fucili in mano. Anche questo è tutto da capire, perché ci vuole i fucili in mano, perché insomma, comunque lasciamo fare. Arriva quella, tiriamo la mano, allora, la bomba a mano da fermo. Allora c'erano due cosi, c'era quello che gli dava la bomba a mano, perché c'erano tutte le scatole, le bombe a mano erano contate, cioè uscivi con 200 bombe a mano, dovevi tornare con 0 bombe a mano, non esisteva di ritornare con una bomba a mano. Poi c'era quello con il registro che chiama il nome, il numero della bomba e il voto per come l'ha tirata. Poi c'è il capitano, il sottograduato e poi c'è l'artificiere. Perché le bombe non scoppiano tendenzialmente. Ma perché non scoppiano? Alle volte non scoppiano perché sono difettose, perché sono a carica ridotta, no? Però non scoppiano perché la gente la le tira a bischero. Allora, sta senti. A un certo punto arriva uno, perché il movimento è questo, di te sei lì con il fucile, va bene? Ti danno la bomba a mano, se c'è la bomba a mano, c'è il movimento, uno. Poi due, ti metti in mano la linguetta, in bocca la linguetta, tiri via la linguetta, tre, tiri la bomba a mano e poi ti metti fermo con l'elmetto a questa maniera, no? Aspetta lo scoppio. Allora che succede? Io me lo fanno fare a me, io chiaramente la prima volta non rispettai i tempi, cioè perché c'è quello che ti fa 1, 2, 3 e 4, io invece come mi trovo questa bomba a mano, mi levo la linguetta e gliene schiaffa a 50 metri perché grazie a Dio la forza non mi manca, boom, e scoppia. A un certo punto l'artificiere, che era alcolizzato cronico, sempre ubriaco, fa: meno male che è scoppiata, perché sennò dovevo andare a farla scoppiare laggiù, cioè già di dove camminare gli veniva male. Allora senti, la mattina successe tutto il contrario di tutto. Beh, arriva uno, non ho mai capito di dove fosse, perché aveva un dialetto che non ho mai capito. Arriva uno, va bene, gli danno la bomba mano a mano, comincia a fare oddio, 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 e la tira via, senza levare la spoletta, senza tirare. A quel punto lì cosa succede? Io credo, dissi, beh, vabbè, andiamo a ripigliarla, guarda, guai, non si tocca. Allora, parte l'artificiere, mette una pallina di pongo, invece dice che era tritolo, mette un detonatore, gli dai via, quando torna, boom, un botto per tirar via, cioè la bomba a mano la scoppiava, faceva piff. Il tritolo per far saltare la bomba a mano faceva un botto enorme. Io poi non ho mai capito come mai. Sì, allora, poi te la racconto. Poi arriva, a un certo punto arriva uno, si tira via la cosa, va bene? E quando si tira via la cosa, gli casca questa bomba a mano qui, tra le palle, cioè fa così, sfila e gli casca la bomba a mano lì. Colpo di culo micidiale, non viene, siccome non c'è il colpo di vento di canettolati di Ferraria, non viene via il cappuccino e gli rimane lì. Allora, la scena fu questa qui. Questo rimase così, poi fucile in mano e la bomba a mano lì. Allora,
tutto l'apparato, diciamo, dirigenziale, capitano, maresciallo, tutti per la terra, strasciconi, registi a strascioni, tavolo penne, cerca la penna, non è la penna. Allora l'artificiere, stai fermo, gli arriva lì e gli fa sì, e gli mette una pallina di tritolo su questa cosa, gli fa via, vai via, questo va via, e se la piscia addosso, gli aveva tutta la corale piscia addosso, e vabbè, e quella la fu bellina. Poi a un certo punto avvenne quello che si sognava tutti, però onestamente, cioè, sarebbe stata bellina. Questo invece la fece involontariamente. Allora, arriva a un certo punto, uno, due, tira via la spoletta, poi arriva a fare così, gli scivola di mano la bomba a mano, va bene, e gli va, quello gli dava gli ordini, rimase così, a questa maniera la bomba a mano, che gli ruzzo, meno male le erano di che la carica ridotta, insomma, anche se da lì stesso discorso, questo va via. E poi l'ultima terribile, cioè quella lì fu ancora più, la gente la riesce a fare delle cose che è impensabile quando c'è una bomba a mano in mano. Allora, arriva. Quando si arriva a tirarla in corsa, la cosa è ancora più tragica, perché tu sei tutto armato, tu c'hai elmetto, fucile, baionetta, tu devi fare tutti i movimenti, devi saltare giù, devi tirare la bomba a mano, insomma c'è tutte storie particolari, tutte stupidaggini, perché uno gli dà la bomba a mano, gli va a tirare più lontano pure, tirala laggiù, ma che c'entra di fare tutto il tiro? Comunque, arriva questo qui, questo si impegnò, fece tutti i movimenti per bene, se non che quando arriva a tirarla via gli scappa di mano e gli va a cascare, però a dire, proprio dove c'era uno spagliolio, tutti butubocca la maniera. Fortunatamente anche lì questo discorso qui, cioè io non lo so se agli altri militari è mai successo una giornata a fare il tiro, ma io lo so, stato testimone di tutte queste cose terrificanti. Questa bomba a mano picchia in terra e fa piff, però una scheggia la si piantò nel tavolino e il sergente maggiore si era tirato dietro quando si vide arrivare questa bomba a mano, si buttò indietro e una scheggia la si era piantata a questo tavolino. Quindi voglio dire, sono da esercitazione, sono tutti che tu vuoi, però sono sempre schegge che volano, se ti pigliano un occhio, se ti pigliano la maniera partita, perché poi non ho capito bene, ce n'erano alcune le facevano piff e qualcuno invece faceva veramente, poi per farla finita ci fu uno, tirò una bomba a mano e non scoppiò. Allora arriva questo maresciallo d'artificiere, sempre briaco, fatto, arriva in fondo a questo romano, mette il tritolo, mette il detonatore, viene via, piff, scoppia il detonatore e il tritolo. Io non capì, non ci fu un detonatore che scoppiò. L'ultimo detonatore, a ogni detonatore li metteva e aggiungeva dell'altro tritolo, io non so perché, insomma per fartela breve, alla fine, quando funzionò, fece un botto, una buca, io ti avrei fatto vedere, ecco, questo per darti un'idea, cioè, io me la ricorderò tutta la vita, perché quel giorno io ho capito di quanta gente ci sia veramente che si fa pigliare dai panni, no? Cioè quello se la tira tra piedi, tira via e lo viene tira il maresciallo, ai sergenti che segnano, a parte il fatto, insomma, male di ferivo, non è che li ammazzasse, però voglio dire, quello che se lo tira tra le gambe così, e che poi rimane così. Cioè, io rimasi di se io cambiare il mondo, ma che si cambia? Questi chi si ammazzano per tirare la bomba a mano?